minuti sopravvissuto e sopravvissuto in questo nuovo video dove vi spiegherò come fare milioni di rune in pochi secondi grazie a questo bug e glitch scoperto. Recatevi al promontorio del mausoleo di famiglia, dove c'è il fiume, dove si trova la parte tutta di sangue, dove dovrete uccidere Mowgli anche. Recatevi qua, costeggiate tutta la parte sinistra della costa, quindi tenetevi a destra le montagne, cioè dove c'è la salita poi del palazzo, e arrivate in questo punto che adesso vi mostrerò. Intanto vi spiego, ci sono due metodi, quindi mi raccomando guardate il video fino in fondo perché vi mostrerò due metodi. Il primo è questo che ora vi faccio vedere, che bisogna recarsi dove ci sono tutte queste tombe, e da lì bisogna buttarsi sulla roccia, ecco queste sono le tombe, bisogna buttarci su questa roccia insanguinata qua e salire ancora più su. Al momento che siete saliti in questa roccia che adesso salto, dovete fare un salto verso il vuoto e al momento che saltate colpire con R1, se avete la PlayStation in questo caso, colpire. Continuando a colpire mentre scendete, vedete che non morirete, cadrete nel nulla, nel sottomappa del gioco. Dopo un po' vedrete che vi dropperanno delle rune, che vi mostreranno poche rune qua, ma al momento che poi ci riteletrasportiamo sul falò per ripetere questo glitch, barra bug, mi piace più chiamarlo bug, vi dropperanno tante rune. Questo varia, giustamente, dal New Game Plus, varia se avete lo scarabeo dorato, la zampa di gallina, può variare come tutto alla fine, la quantità di. Continuiamo a colpire fin quando non vediamo che le rune, la prima somma ci è arrivata. Ci vuole qualche secondo per far questo, però è veloce perché fai molto di più. Col secondo metodo che vi mostrerò, forse si guadagna qualcosina di più. Ecco, queste sono le rune. Sono già 275.000. Potete provare, io ho provato a colpire continuamente, ma potete anche farlo qua. In genere vi danno 5.000 in più continuando, ma secondo me, ecco appunto, di 4.000, conviene fermarsi prima e ripetere. Quindi ritorniamo, rispawniamo al nostro punto. E non c'è niente da fare, ne abbiamo 293.000 che ripetere il tutto. Secondo punto, dovete andare alla strada notturna verso il palazzo e dal falò dove c'è il classico metodo per farmare, dovete scalare questa montagna insanguinata. Quindi, mi raccomando, è un po' pallosa da scalare, ma ce la possiamo fare. Quindi, arrivate in questo punto, questa è la parte più difficile da scalare, dovete prenderla più larga e saltare. Ciao, ciao. Sì, un po' complicato, ma una volta fatto un po' di volte poi riuscite a saltare così, ecco qua. E entrate qua, ecco. Allora, ce la facciamo. Uno. Ok, perfetto. Mi raccomando, fate un bel salto che dovete entrare qua. Perfetto. Salite questa roccia qua. Ok, questa grande dobbiamo andare, magari prendete la rincorsa da qua per salirci. E qua, perfetto. Da qua saliamo e facciamo la stessa identica cosa, andiamo al punto esatto che da buttarsi questo e colpiamo con R1.
la stessa identica cosa. Qual è? Qua forse si prende qualcosa di più, se non sbaglio. Cioè, almeno a me così è sembrato, che questo è leggermente più veloce perché non devi fare tutto il percorso e prendi qualcosina di più, quindi magari questo è il metodo leggermente migliore, però l'altro non è per niente male. Ecco, contate che questi sono bug glitch di gioco, quindi non si usano alla fine trucchi, mod, robe così, semplicemente un errore di gioco. Se volete potete soffrirne, se volete no. Comunque alla fine c'è sempre il metodo di ammazzare gli albinoauri miliardi di volte e si fa lo stesso. Questo qua è leggermente un po' più veloce, perché se magari con una ammazzata di albinoauri arrivate a 100.000, qua riuscite a fare 200.000. Dovete colpire come l'altro fin quando non vi droppa appunto le gemme, che poi vedrete, valuterete a fine gioco. Come vedete, abbiamo visto che faceva 60, invece ce ne ha date sui 200.000, anche qualcosina di più, e siamo perché era 400, quindi da abbastanza. Non fate altro che ripetere, quindi si ritorna qua e si rifà tutto. Ok, quindi arrivati a questo punto, ritorniamo al punto di caduta, che è questo punto qua, e fate un bel balzo, doppio salto e colpite. Continuate a colpire come prima e vi arriveranno le rune. Ed ecco qua le rune, qui a 400.000 siamo a 700.000, sono 300.000 all'incirca che vi droppa in questo punto. Ovviamente zampa di gallina, qualcosa di più. Questi sono i due metodi. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ricordate sempre che sono glitch barra bug, quindi può essere che nella nuova patch sistemeranno tutto. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Lasciate un like, un commento. Seguiteci su Twitch Official Ishii. E stay survival. Alla prossima sopravvissuta.